l'Istat ci dice che ci sono circa 2.800 persone senza dimora o in situazione di grave marginalità rispetto all'abitazione. Dobbiamo necessariamente provare ad attivare nuovi servizi per queste persone, e al tempo stesso la città non si deve e non si può dimenticare di chi vive situazioni di difficoltà. Quest'anno sono morte diverse persone per strada, questo non è concepibile. L'amministrazione sta attivando nuovi servizi che partiranno a brevissimo, sta provando a rafforzare le reti del volontariato, però l'appello che lanciamo a tutti è quello di non dimenticarsi di chi è più in difficoltà, di chi vive per strada, di chi vive anche momentaneamente momenti difficili, ma che tutta la comunità nel suo insieme deve farsi carico di queste persone. Gli Angeli della Notte si dedicano già da 5 anni ai Fratelli Ultimi. Ebbene, questa serata è nata per far sì che si mettesse ancora di più sotto i riflettori il problema dei senza tetto a Palermo. Queste persone vivono nell'indifferenza della nostra società e nell'infelicità, e hanno bisogno di essere anche visti e ascoltati. Ecco perché tantissimi non li vedono e li considerano degli invisibili. E questa giornata non vuole fare altro che mettere alla luce questo problema e cercare di trovare una soluzione. Ma il numero dei senza tetto a Palermo sta crescendo? Disperatamente sì, anche perché ci sono tantissime famiglie che vengono a bussare alle nostre porte. Prima erano i senza tetto, ma ora ci sono persone sempre più bisognose che hanno bisogno della nostra assistenza. Beh, io direi che la situazione è tragica, perché il problema della mancanza del lavoro ha inasprito ancora di più il problema che già esisteva. Diamo assistenza il giovedì notte e poi nei casi particolari, nel momento in cui di freddo o di estremo caldo usciamo quasi tutte le notti. Diamo assistenza a buona parte, diciamo, dei clochard che sono sulla città di Palermo, e purtroppo ogni volta che usciamo ne incontriamo sempre di più. E nonostante tutto, anche in base al comune fa delle rilevazioni di sempre persone bisognose che non hanno bisogno in realtà solo ed esclusivamente di un pasto caldo o di un cibo freddo, ma anche comunque di beni di prima necessità. Prima esigenza è quella di aiutare le persone a uscire dall'invisibilità. Quando c'è una cancellazione anagrafica, quando non si hanno più documenti, si è assolutamente in balia delle correnti, senza un peso specifico, non si vale più niente, non si può più sottoscrivere un contratto, non si può chiedere un sussidio, non si può neanche accedere al diritto ad avere un avvocato attraverso gli istituti garantiti dallo Stato. Quindi la prima emergenza è quella di far sì che ogni persona riacquisti il proprio diritto a un'iscrizione anagrafica, quindi il diritto ad avere un documento che ne attesti nome e cognome, che possa nuovamente essere avviato il percorso per azionare i propri diritti. E ci si trova davanti persone che dall'oggi al domani si ritrovano cancellati e non possono rinnovare i documenti d'identità, non possono rivolgersi al comune per qualsiasi tipo di sussidio, ma è anche da un punto di vista psicologico il fatto di non avere più casa. Io sono stanco di fare questa vita, purtroppo io non ce la faccio più, da settembre che faccio questa vita. Sono stato in carcere per 8 anni e mezzo. Io voglio trovare una sistemazione per me, per me stesso, perché io non ce la faccio più. Io sono separato, ho 4 bambini e purtroppo i miei figli sono in comunità e non so che devo fare più nella mia vita. Io voglio trovare un lavoro. Come faccio? Lavoro nei semafori, ho l'accendino nelle mani e purtroppo non so che devo fare. 8 anni senza lavoro e senza casa. Oggi dove dorme? Nel Gioconte. Da Gioconte. Come mai, diciamo, è 8 anni che lei è fuori? Mi sono superato mia moglie e è rimasto fuori da casa. Che lavoro senza lavoro, e senza lavoro. Che lavoro faceva prima? Prima faceva il fattorino, prima faceva il cuciniere, poi il fattorino, ora sono pensato.